in Parlamento è stata proposta una riforma che riguarda i tempi della giustizia. Si chiama processo breve. Ci sono due modi per parlarne. Per una volta lasciamo stare il primo. Il secondo modo è questo. Giustizia, la verità. Lei pensa che è difficile la verità non la prima mano. Ascoltare storie di chi aspetta giustizia, come la famiglia Russo. Il 14 agosto del 2006 abbiamo portato mio padre in ospedale. Giovanni Russo nell'estate 2006 fu ricoverato per un malore al Cardarelli di Napoli. Perché aveva accusato dei dolori allo stomaco, praticamente era una colica. Siccome non c'erano posti, lo hanno sistemato su una barella nel corridoio. Siamo andati all'ospedale e niente. La barella era vuota. È caduto nel sonno ed è morto senza che vi fosse nessuno a soccorrerlo. Dopo tanto tempo c'è una dottoressa, dice no, sta già in cella. Già morto praticamente. Già morto. L'abbiamo lasciato che stava benissimo. Non è che stava male. I tempi delle indagini, sino a qui, sono stati molto lunghi. Noi ci troviamo adesso, dopo 3 anni, finalmente a processo. A gennaio del 2010 cominceremo la prima udienza dibattimentale. Ma se passa la riforma, che succede? Si velocizza il processo? Secondo l'avvocato, il risultato sarebbe un altro. Se questo disegno di legge dovesse diventare legge, ci troviamo a dover temere seriamente che questo sarà uno dei processi estinti, perché non contenibile nei 2 anni. Noi avremmo speso inutilmente energie e denaro pubblico. Dunque, l'introduzione del processo breve, di fatto, non accorcerebbe i tempi della giustizia, ma faciliterebbe l'estinzione dei processi per i reati che non provocano allarme sociale. Ad esempio, l'omicidio colposo per colpa medica, ma anche maltrattamento in famiglia, sfruttamento della prostituzione, aborto clandestino, stupro. Anche Redi, secondo la procura, ha commesso un reato. Io ho finito del liceo per il lavoro come il domestico qua. Redi era in attesa del permesso, ma lo hanno fermato prima che arrivasse. Ti hanno arrestato? Sì. Qual è il capo di imputazione? La permanenza sul territorio italiano privo del permesso di soggiorno. Immigrazione clandestina. Cosa succede adesso? Lui affronterà un processo a piede libero, processo che ci sarà il prossimo gennaio. Per lui però niente processo breve. Il reato di immigrazione clandestina è considerato un reato che desta allarme sociale, nonostante non comporti neanche la pena del carcere. Il mio assistito non ha recandannato alcuno. Secondo il professor Antonio Baldassarre, in passato presidente della Corte Costituzionale, questa è proprio una stranezza. Il reato di immigrazione clandestina è sicuramente un reato che non può essere considerato tra i gravissimi reati ad alta offensività sociale, soprattutto tenendo presente le circostanze in cui questi poveretti fanno questo genere di attività. Mentre ci sono altri invece che sono tutti reati contro il patrimonio, contro lo Stato, che sono veramente ad alta offensività eppure sono inclusi. I cosiddetti reati dei colletti bianchi sono forse i più odiosi tra i reati. Sembra assurdo, ma è così. Ecco i reati che, secondo il nuovo disegno di legge, non provocano allarme sociale. Sono quelli che avranno più difficoltà ad arrivare a sentenza. Corruzione, truffa, frode fiscale, falso in bilancio, bancarotta, ricettazione. Il giorno in cui la maggioranza ha annunciato la riforma del processo breve, l'Associazione Nazionale Magistrati ha reagito così. Il fatto con cui noi dobbiamo fare i conti è che oggi i processi penali in Italia purtroppo durano molto più di 6 anni, perché i sistemi processuali sono farraginosi, sono confusi, sono affastellati e danno un enorme spazio alla difesa dell'imputato di allungare i tempi del processo, perché non ci sono sufficienti risorse, non ci sono mezzi sufficienti e la prescrizione è una sconfitta per lo Stato. Perché l'imputato innocente non ha avuto la possibilità di avere una sentenza che gli riconosceva la sua innocenza, l'imputato colpevole evita la condanna. La giustizia molto spesso viene sconfitta. I processi che non si concludono sono destinati ad aumentare. Ma allora forse bisogna cercare altrove le ragioni di questa riforma. L'urgenza di questo procedimento dipende anche dai processi che ha il premier Berlusconi. Questo è stato detto, ripetuto, assolutamente sì, non ci nascondiamo dietro un dito. Noi non possiamo permettere che il Presidente del Consiglio
vada ad un partecipi a un processo, debba essere impegnato su un processo durante il periodo di presidenza del Consiglio. Quindi è caduto il lodo Alfano, si usa anche questo percorso. Il popolo italiano vota, ci segue i suoi governanti e l'irruzione della magistratura rischiano tutte le volte di mandare per aria il quadro politico, di stabilizzare la situazione. Qui c'è l'eterna diatriba che finché non la risolviamo noi non saremo un paese normale. Se la magistratura attacca perché è politicizzata oppure se lo fa su dati concreti. Finché non usciamo da questo equivoco noi avremo sempre il tema della giustizia bollente.